Dopo i 4 gol all'Atalanta, il Bari ha una gran voglia di continuare a riproporre quel calcio offensivo che ha esaltato i suoi tifosi soltanto 3 giorni fa. Ventura, proprio per questo, schiera 10 undicesimi della formazione di domenica scorsa, con l'eccezione di Meggiorini in avanti al posto di Kutuzov a far coppia con Barreto. Il Cagliari, che ha solo un punto in classifica, cerca il rilancio, anche se Allegri deve fare a meno di Lopez e Pisano dietro e Conti squalificato in mezzo al campo. Parola il regista, Kos sulla mezza punta a supporto di Geda e Matri. E sono proprio gli ospiti a partire meglio, con un Bari che fa una gran fatica a trovare spazi in avanti. Un rinvio affrettato viene raccolto da Parola, poi c'è la sponda di Geda per Kossu, il suo destro si avvicina al palo della porta di Gilet, subito un rischio per un Bari che preoccupa Ventura in un avvio di partita tutt'altro che brillante per i suoi. La mossa di Allegri di allargare Matri a sinistra fa soffrire la difesa barese, soprattutto Andrea Masiello, che fa fatica a contenere l'attaccante del Cagliari nell'uno contro uno. Ancora ospiti pericolosi poco dopo, con Geda che tocca male per Parola, poi la palla arriva ad Essena che cerca la profondità, i due Masiello nel tentativo di allontanare il pallone per poco non sorprendono Gilet. La risposta del Bari arriva soltanto con questo tiro tutt'altro che preciso di Alvarez. La partita insomma è di una noia mortale. Per mostrare qualcosa di simile a un tentativo d'attacco bisogna segnalare questo tiro di Dessena in chiusura di primo tempo. La ripresa inizia nello stesso modo, non solo sul piano spettacolare ma anche per la conclusione del centrocampista del Cagliari, che questa volta dosa meglio il suo destro, anche se non abbastanza per centrare la porta di Gilet e regalare almeno un brivido ai 20.000 del San Nicola. Il classico gioco di Ventura, basato sulle percussioni degli esterni, viene bloccato dalle precise chiusure dei laterali difensivi del Cagliari. Agostini soprattutto non concede nulla ad Alvarez. La squadra di Allegri è sempre la più pericolosa, come dimostra in contropiede con Geda che serve Lazzari, il cui sinistro esce davvero di pochissimo dal palo alla sinistra di Gilet. Ancora un'occasione per gli ospiti e Ventura prova a cambiare qualcosa dentro l'angella per uno spento Alvarez. Rivas si sposta a destra e nuovo entrato si piazza sulla sinistra, ma le cose non cambiano, anzi ancora una volta Lazzari riesce a liberare il sinistro e Gilet è bravissimo nella deviazione in angolo. Il replay mette in evidenza la splendida risposta del portiere del Bari sulla conclusione dello scatenato centrocampista avversario. Ventura cambia ancora dentro un'altra punta, Kutuzov per Rivas, e le cose sembrano andare meglio con la prima vera occasione del Bari. Il sinistro di Meggiorini viene deviato in angolo da Marchetti, poi Allegri azzecca la mossa giusta, entra Nenè, esce Matri, 3 minuti e Geda da destra mette in mezzo, sbaglia tutto Ranocchia, Nenè è lì e mette dentro il gol del vantaggio del Cagliari, prima rete in Italia per l'attaccante brasiliano, capocannoniere la scorsa stagione del campionato portoghese, e il Bari è in ginocchio per l'errore decisivo del suo difensore centrale. Ranocchia potrebbe farsi perdonare nel finale, ma Marchetti è pronto sulla sua deviazione sotto misura. Il Bari così perde la sua prima partita in campionato, mentre il Cagliari si gode i primi 3 punti. Ora ai tifosi sardi non resta che augurarsi che la stagione assomigli sempre di più a quella passata.